Ok ragazzi, adesso siamo con il Cidora, il video che vi condivido adesso è del Cidora, il drone che in teoria vola meglio con la GoPro Hero 5 Session. Allora, con questo vento avrò problemi anche con il Cidora, sono sicuro, perché ormai la conosco con le mie tasche. Allora, pesa meno, forse l'autonomia un po' meglio e via! No, infatti col Cidora che è più leggero lo sento molto di più il vento. Allora, il bando killer più pesante, quindi... Ok, bando killer vi stavo dicendo che è molto più pesante, quindi andava meglio. Guardate che roba! Wow! Ho quasi rischiato, ragazzi. Allora, il Cidora purtroppo è più leggero. No, purtroppo è più leggero e lo sento. Però vi posso dire che sta radio me la sento mia. Allora, ancora non vi ho detto tanto ergonomia. Allora, secondo me all'inizio, senza volare, quando l'ho preso in mano, pensavo che era troppo stretta e quindi non riuscivo ad arrivare a fine corsa dei gimbal bene. Invece vi posso assicurare che col simulatore, per esempio questo trick, da questo trick lo vedo subito se riesco ad arrivare in fondo a tutto. Allora ve lo faccio rivedere e vi posso assicurare che, guardate qua, tac, tac, tac e tac, riesco ad arrivare in fondo bene ai gimbal. Veramente precisi. Eccolo. Ok. Allora, diciamo che sto proprio volando alla cavolo, giusto per vedere appunto come risponde il drone con la radio. Allora, tac. Guardate che roba, oh. No, qui anche se non voglio andare quassù, ci vado perché è quasi impossibile non andare. Vediamo cosa c'è da fare qui, c'è il sentiero, però dopo qua inizia a vedersi le righe. Allora, non volevo strafare con questi primi voli perché questa è la terza lipo che faccio. Allora, trick, track, guardate, per me è veramente precisa, ok? Per me ci siamo. Non so se vendere la Taranis a sto punto, perché i vantaggi, batterie, abbiamo già il suo vano, possiamo usare 18650, l'Ipo 2S, e ecco, la radio sta in piedi da sola, senza nessun supporto, e quindi questa è già una gran cosa. Cioè, ha tante piccole sfaccettature che veramente ti fa prendere la radio e non ci devi fare quasi più niente. Crossfire infilato funziona tutto correttamente, non devi fare nessuna modifica e parliamo di 100-120 euro di radio, ragazzi. Allora, vediamo quanto c'è di batteria perché qui sennò la faccio secca e invece ancora ce l'abbiamo. Allora, altre cose che mi sono piaciute, purtroppo mi sono impegnato troppo nella prima parte del video e quindi non ho, come si dice, parlato tanto. Allora, altra cosa che mi è piaciuta è che appunto questa radio prendendola non ci devi fare niente. E come è stato detto da altre parti, allora, smontarla secondo me è semplice e in caso non vi piace la sensibilità dei gimbal, a me piace, e possiamo andare a regolare tutte le viti ed in caso ci vengono date anche delle molle che vanno a migliorare la sensibilità. Allora, continuo senza volare questa parte di video perché non vi ho detto quasi una mazza. Non vi ho detto quasi una mazza perché mi sono impegnato troppo a volare e quindi faccio una parte del video nella mia stanza.